19 sul cronometro. Ecco qui Pellegrini per Zaniolo, per Dybala, per Abraham, quindi Pellegrini, i Fab Four al lavoro per l'1-0 della Roma. L'hanno toccata tutti e quattro, l'ultimo Pellegrini, forte, teso, sotto la traversa, 1-0. Se c'è il continuo interrogativo sulla presenza di tutti e quattro gli assi di José Mourinho contemporaneamente dal primo minuto, la risposta al 19esimo si traduce nella rete dell'1-0. Ripetiamo, coinvolti tutti. Pellegrini, per Abraham che non la vede, quindi non può staccare, poi Trubin mette un pugno. Celik, Abraham si ritrova il pallone da gestire, velo di Zaniolo che vale come un passaggio, gol di Mancini, 2-0. Ha perso palla Mudrik, uno dei migliori dello Shakhtar. Abraham per Zaniolo che ha aperto le gambe e fatto filtrare per Mancini che passava di lì e ha messo sotto la traversa. Eccolo l'errore con Abraham lucido e ancora più lucido Zaniolo che sa che alle spalle ha un uomo. Quell'uomo è Mancini, mette la rete del 2-0. Matic, il lancio per Pellegrini, il recupero di Matic, chiama palla Pellegrini, ostruito il percorso da Matvienko, sempre Matic però in possesso, prova a creare un paio di opzioni Abraham con il suo movimento, alla fine la palla casca su Spinazzola, non è lui a deviare, è autogol, 3-0. 3-0 nasce dall'insistenza e dall'ostinazione di Matic che ha recuperato ogni genere di pallone, poi il movimento, contromovimento, terzo movimento di Abraham, palla interna, Spinazzola secondo me non ha toccato vista anche l'esultanza trattenuta, raccoglie il terzo Trubin. Effettivamente l'autogol è di Konoplia, era andato a vuoto Spinazzola. Sfortunato lo Shakhtar. Infatti 3-0 è passivo anche pesante per quello che si è visto nel primo tempo, ma va da sé, ci sono le qualità dei giallorossi e tra queste qualità c'è
nuovo sceriffo lì nel mezzo, Matic, ha fatto sentire la propria presenza in diverse circostanze. L'ultima poco fa per scrivere il 3-0 con cui le squadre vanno a riposo nel primo tempo, marcatori Pellegrini, Mancini e autogol di Conoplia. Presto per fare le valutazioni, le facciamo comunque all'inizio della ripresa, ma va da sé che quel primo gol, quello di Pellegrini. Cristante, El Shaarawy, velo di Zaniolo, c'è Ebram e parte Stefano El Shaarawy. Non ha praticamente difesa lo Shakhtar, dentro l'invito per Zaniolo, 4-0. Strappo di El Shaarawy e colpisce anche Zaniolo, il saluto alla Sud. Occhiolino a Stefano El Shaarawy per ringraziare il Faraone della gran giocata. Era rimasto con solo due tegole difensive lo Shakhtar, a quel punto tocco per Zaniolo e coro per Nico Zaniolo. È tutto piatto fin controtempo, tocco velenoso con la punta del piede. Roma, segno anche Zaniolo. Cristante faceva l'area gioco su Trippi, il lancio profondo e sbuca anche qui Stefano El Shaarawy, sguardo in mezzo, palla apparecchiata per il 5-0 di Bove. Un gran secondo tempo quello di El Shaarawy, premia Bove che aveva iniziato la sua partita da difensore, adesso trequartista, stop e tiro all'angolo. C'è anche lui nella lista marcatori. Della Roma, noi siamo a ridosso del 90esimo, con lo Shakhtar che esattamente come alla fine del primo tempo denuncia una condizione fisica inferiore ai giallorossi, al di là del gap tecnico che è stato evidente. In questo senso il direttore sportivo Dario Serna, in un'intervista